Salve a tutti amati delle storie e benvenuti in un nuovo video. Oggi torniamo con la rubrica Il tè dello scrittore, quella rubrica dove vado a darvi consigli di scrittura o andiamo ad affrontare quelli che in inglese vengono chiamati Trop Talks e che io ho rinominato in modo foraccio video chiacchiericcio. So che letteralmente non vuol dire questo, ma sono piuttosto video in cui si vanno ad analizzare luoghi comuni, topoi letterari e cliché presenti nelle narrazioni, nelle storie, però diciamo che mi piaceva l'idea di chiamarli così, quindi tant'è. Se siete sul canale da eoni ormai saprete già che questo format era già esistente. All'inizio della mia esperienza su YouTube, agli albori della mia esperienza su YouTube, c'era già la rubrica Il tè dello scrittore. Quello che voglio fare adesso è riprendere in mano questa rubrica, quindi stesso format, contenuti aggiornati. La scrittura è una parte molto importante della mia vita. Per questo ho deciso di reintegrare questo format all'interno della linea editoriale del canale. Se tutto va bene, dovrebbe uscire un contenuto di consigli di scrittura o di Trop Talks al mese, quindi un contenuto legato alla scrittura mensile almeno. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e supportare i miei contenuti se vi piacciono. Bene, da dove iniziare per inaugurare di nuovo questa rubrica? Io ho deciso di iniziare, ormai lo sapete se avete letto il titolo qui sotto, dalla Mary Sue. Non è una parolaccia, giuro. Iniziamo con la definizione. Che cosa si intende per Mary Sue? In genere è un cliché letterario, ma non solo ormai, che riguarda un modo non proprio auspicabile di rappresentare la femminilità. Va detto che c'è disaccordo sulla definizione della Mary Sue. Secondo alcuni, infatti, questa terminologia starebbe ad indicare quei personaggi femminili che sono l'alter ego dell'autore o più spesso dell'autrice. Altri invece ritengono che questo termine stia ad indicare quei protagonisti troppo eroici o troppo potenti per poter risultare credibili. In realtà nessuna di queste due definizioni è accurata né esaustiva. Moltissimi dei protagonisti, se non tutti i protagonisti, possono essere considerati potenti o eroici. Mi viene in mente Harry Potter, Percy Jackson, solo per fare un paio di esempi. E nulla vieta all'autore di inserire se stesso all'interno della storia o parti di se stesso all'interno della storia o il suo protagonista. Un esempio su tutti, Luke Skywalker, che è noto sia basato sullo stesso George Lucas. Nessuno quindi di questi due elementi da solo o persino combinato può andare ad indicare lo stereotipo o il cliché della Mary Sue. La questione infatti è molto più complessa, ma partiamo dall'inizio. Da dove salta fuori questa terminologia, cioè perché Mary Sue? Questa ad oggi è una terminologia di uso comune tra chi conosce e analizza le storie. Tuttavia il termine ha origine nel 1973 da un racconto parodistico di Paula Smith intitolato A Trekkie's Tale e che era ispirato alla serie TV di Star Trek e più nello specifico andava a prendere in giro, a parodizzare su quelle che erano le fanfiction create quindi dai fan, quindi storie create dai fan basate sull'universo di Star Trek. La protagonista di questa storia parodistica, indovinate un po' come si chiamava? Esatto, Mary Sue. Questa protagonista andava a prendere in giro, a ironizzare su tutte le protagoniste femminili create dal fandom all'interno delle fanfiction, nello specifico a tema Star Trek. Il termine poi è uscito dall'universo di Star Trek per andare ad indicare tutte le protagoniste femminili originali inserite dagli autori o dalle autrici più spesso all'interno delle fanfiction in generale, quindi non più solo delle fanfiction a tema Star Trek, ma in tutte le fanfiction che si possono immaginare. Non so se siete avvezzi alla scrittura o alla fruizione di fanfiction, ma uno degli esercizi più divertenti per gli scrittori e le scrittrici di fanfiction è quello di andare a creare il proprio personaggio, quindi il proprio alter ego, da inserire nelle storie che amiamo. Questo esercizio va molto di moda, se vogliamo, perché? Perché crea una grande soddisfazione soprattutto per chi scrive, perché permette allo scrittore di infilarsi nelle storie che ama e vivere le avventure insieme ai protagonisti che ha sempre solo letto e quindi ha sempre solo vissuto passivamente. In questo modo invece riesce a vivere le storie
e gli ambienti che ama in modo attivo. Le caratteristiche di questo protagonista di solito sono idealizzate. È vero che è un alter ego dello scrittore, però solitamente è una versione imbellettata dello scrittore, quindi è più bello, più forte, più simpatico, più avvincente e ha la fastidiosissima tendenza ad attirare tutte le attenzioni dei protagonisti e tutte le attenzioni della storia su di sé. Quindi se è tendenzialmente molto soddisfacente da scrivere, non è altrettanto soddisfacente da leggere. Di solito la fruizione di fanfiction va forte laddove ci sono ad esempio coppie canon o non canon, ma laddove ci sono personaggi originali o lo scrittore è molto bravo a far affezionare questi nuovi personaggi, oppure diciamo per chi legge può essere straniante trovarsi davanti ad un personaggio poco credibile che attira su di sé tutta l'attenzione della storia. Finché però si parla di fanfiction, onestamente io nella Mary Sue non ci trovo niente di male. Le fanfiction infatti sono esercizi di scrittura volti a divertire chi li compie e chi ne fruisce e spesso messi giù senza troppe pretese. Ahimè però il termine Mary Sue ha da tempo abbandonato la terra delle fanfiction per approdare purtroppo anche nella narrativa. E quindi andiamo a vedere quali sono le caratteristiche che vanno ad identificare la Mary Sue nelle storie, quindi non nelle fanfiction ma nelle storie, che possono essere storie di narrativa, quindi libri, romanzi, oppure anche nei film e nelle serie TV, perché sì, le Mary Sue sono approdate anche lì. Il primo elemento lo abbiamo già citato, ovvero lo scrittore inserisce nella storia un protagonista che è il suo alter ego, però non è un alter ego reale, quindi fatto di carne e ossa, di pregi e difetti, è un alter ego idealizzato, solitamente bellissimo, fortissimo, intelligentissimo, con delle doti straordinarie e che non ha praticamente difetti, oppure se ha difetti sono quei difetti che generalmente io come voi descriviamo ai recruiter quando ci chiedono se abbiamo dei difetti, quindi siamo persone che ci tengono troppo, siamo persone troppo buone, siamo troppo altruisti, quindi quei difetti che in realtà non sono difetti proprio per niente. Oppure laddove le protagoniste hanno effettivamente dei difetti, sono dei difetti sbarazzini o buffi. Il più gettonato è la goffaggine, che è uno dei difetti più ricorrenti tra le Mary Sue. Le Mary Sue sono tutte goffe, salvo poi non esserlo nelle situazioni che contano. Oltre però ad eliminare i difetti, si vanno ad aggiungere una quantità irrealistica di pregi. Quindi la protagonista sarà immortale, sarà intelligente, sarà bellissima, ma assolutamente non lo sa, sarà compassionevole, gentile e chi più ne ha più ne metta. Terzo elemento, ha un tragico background, per questo ovviamente la rende interessante, salvo poi che questo background non ha la minima influenza sulle sue azioni nei confronti dei coprotagonisti, dei comprimari o nella sua caratterizzazione in generale, è solo un orpello presente nel suo passato. L'alternativa al passato tragico è il fatto che lei abbia un passato speciale, un elemento che la caratterizza come una persona speciale. È un mezzelfo, un mezzo angelo, un mezzo goblin, un mezzo folletto dei boschi, una mezza fata. È ovviamente oggetto delle attenzioni del belloccio di turno, anche laddove lei non ha nessuna caratteristica per spiegare perché abbia attirato la sua attenzione. E oltre a attirare l'attenzione del protagonista maschile super figo, attirerà l'attenzione di praticamente tutti i personaggi. O la amano o vogliono essere come lei. Ma per qualche ragione Mary Sue non se ne accorge. Cade dal pero ogni volta che qualcuno si dichiara, perché un altro elemento fondamentale della sua caratterizzazione è l'inconsapevolezza. Lei non è consapevole di essere bellissima, non è consapevole di attirare l'attenzione del mondo, lei esiste e basta praticamente. È inconsapevole sì, ma è anche speciale. Se c'è una profezia riguarderà lei. Tutti parlano di lei anche quando non è presente in scena e il cattivo è ossessionato da lei o innamorato di lei o entrambe le cose. E poi l'ultimo elemento, Mary Sue non fallisce mai, lei ce la fa sempre, anche se è nuova del mondo in cui si muove, lei sarà sempre la migliore in tutto, non si sa perché. Tutti questi elementi elencati sono da tenere in considerazione quando si parla di Mary Sue o quando si cerca di capire se si sta parlando o meno di una Mary Sue. Però non necessariamente devono coesistere tutti insieme e anzi a volte alcune Mary Sue non riportano tutti questi dettagli ma ne riportano altri. In generale infatti esistono due tipi di Mary Sue, la Mary Sue
perfettissima, bellissima e straordinaria è la Mary Sue Chapa. Per farvi capire più nel dettaglio di che cosa sto parlando, vi farò due esempi per ciascun tipo di Mary Sue. Un esempio sarà un esempio letterario e un esempio sarà un esempio seriale, quindi di una serie TV. Partiamo dalla Mary Sue bellissima, straordinaria e potentissima. L'esempio perfetto è Clary Frey di Shadowhunters. Ovviamente questo è anche un personaggio letterario, io però, grazie al cielo, non ho letto Shadowhunters, ma ho subito la serie TV, quindi parlerò esclusivamente di questa. Clary è figa, ma non lo sa, ha tutti i specchi di legno in casa, lei non si specchia, non lo sa di essere figa. Ha un passato travagliato alle spalle, ma questo non influisce minimamente sul suo carattere, che è perfetto. Tutti la amano, anche se la conoscono da 5 minuti o sono suoi parenti. È nuova del mondo magico, ma inspiegabilmente è la più forte di tutti in qualsiasi cosa fa, e tutta la storia ruota intorno a lei. Dall'altra parte invece abbiamo la Mary Sue moscia, sciapa, scialba, quella senza interessi, quella pallida e inconsistente, che non sapresti nemmeno descrivere in realtà. E di chi stiamo parlando se non di Bella Swan? In realtà potrei parlarvi anche di Tessa di After o di Anastasia di 50 sfumature, che praticamente sono tutte lo stesso personaggio, ma ho deciso di parlare di Bella perché è l'esempio più emblematico. Lei è carina, ma non bellissima, non ha particolari interessi, non è particolarmente simpatica, intelligente o interessante, eppure tempo 5 minuti attira l'attenzione non solo di tutta la scuola, ma anche del belloccio di turno di Edward Cullen, colui che non si interessa ad un essere femminile dal 1905. Questi due tipi di Mary Sue sono completamente diversi, indicano personaggi agli antipodi tra di loro, però hanno entrambe un elemento in comune, quello di attirare su di sé l'interesse di tutti i personaggi e di distorcere la storia a loro favore, in modo che loro ne siano il centro. Si parte infatti dall'erroneo presupposto che la Mary Sue sia la migliore di tutti e che per questo la storia debba ruotare intorno a lei. Non è solo la protagonista della storia, ma è il centro nevralgico della narrazione. Lei è quell'universo, e quell'universo esiste per lei. Tutta la storia infatti va a distorcersi a suo favore e i comprimari cambiano solo per servire il volere della Mary Sue. Un esempio su tutti è il repentino cambio di carattere che hanno personaggi come ad esempio Ardyn o Christian Grey, rispettivamente in After e in 50 sfumature, solo per servire la protagonista di turno. È solo infatti grazie all'intervento della nostra Sue che questi protagonisti praticamente fanno uscire la loro doppia personalità, perché è l'unico modo di spiegare il loro cambiamento. Inoltre, la Mary Sue, oltre ad essere il centro del mondo in cui si muove, è anche circondata spesso da comprimari di carta velina. Tutti i personaggi infatti esistono solo in funzione sua. Sono tutti il fratello, il marito, l'amante, la migliore amica, la madre, ah no, la madre è morta, della nostra Mary Sue. La Mary Sue quindi non è tanto un tipo di personaggio, anche se tutte le caratteristiche sopra elencate sono indicative che siamo davanti probabilmente ad una Mary Sue, ma è piuttosto un modo di costruire le storie rendendo la Mary Sue il centro ingiustificato e inconsapevole del mondo della storia, andando quindi a distorcerla al punto da renderla non solo poco credibile, ma anche noiosa da leggere. Voglio concludere poi questo video con una piccola riflessione. Il topos letterario, il cliché letterario della Mary Sue non è una prerogativa dei personaggi femminili, come spesso si pensa. C'è infatti anche un suo corrispettivo maschile che spesso è indicato con il termine Gary Sue o Marty Sue. Ne sentiamo però poco parlare, e questo probabilmente deriva da quel livore che, ahimè, è ancora molto diffuso nei confronti della femminilità. Spesso si tende ad essere molto più critici, molto più cattivi verso la femminilità e anche ovviamente verso la rappresentazione femminile. Se è vero che la rappresentazione maschile è molto più variegata e su quella femminile invece dobbiamo ancora lavorare, è anche vero che non ci si può accanire eccessivamente contro personaggi femminili problematici andando ad ignorare le controparti maschili. Quindi agli aspiranti scrittori, agli amanti delle storie e anche ai lettori consiglio di non interiorizzare
l'odio nei confronti della femminilità, andando ad essere ipercritici nei confronti dei personaggi femminili e magari non esserlo affatto nei confronti di quelli maschili, ma consiglio anche ovviamente di evitare le storie che hanno per protagoniste le Mary Sue, perché non sono storie che fanno un buon servizio alla rappresentazione femminile, oltre ad essere pure noiose da leggere e guardare. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Spero che questo video sulla Mary Sue vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se già conoscevate questo topos letterario, questo cliché letterario, e fatemi sapere anche che tipo di contenuto vi potrebbe piacere affrontare nei prossimi video sulla scrittura. Ovviamente, come vi dicevo, qui ci saranno sia consigli di scrittura. Io inizialmente volevo cercare di rispolverare quelli che erano i vecchi contenuti di questa rubrica, infatti c'era già stato un video sulla Mary Sue, io l'ho ripreso e riaggiornato con nuove informazioni, quindi quello che vorrei fare è innanzitutto riaggiornare i video già fatti e poi andare a crearne di nuovi. Ad esempio, sto valutando l'ipotesi di andare ad affrontare anche quel topos letterario che rientra nello strong female character, che c'è tantissimo da dire, quindi fatemi sapere nei commenti se anche voi avete dei consigli, se volete che parli di qualche argomento nello specifico, se volete qualche consiglio specifico per quanto riguarda la scrittura, io sono sempre disponibile. Sentiamoci nei commenti. Per oggi è tutto, noi ci vediamo, si fa per dire, al prossimo video e ciao!